È inaugurata ieri, c'è a Verona, la grande manifestazione del Tocatil, il Festival internazionale dei giochi tradizionali, che vede quest'anno come paese ospite il Messico. Il servizio di Giovanni Vitacchio. No, non è arrivato in anticipo il carnevale del Bacanal del Gnocco. Sono piuttosto i colori sgargianti, pieni di vita del Messico, durante la cerimonia di inaugurazione del Tocatil. È proprio lo Stato centroamericano il grande protagonista della 12ª edizione del Festival internazionale dei giochi antichi di strada. Ospite durante questa rassegna che trasforma Verona nella capitale del gioco antico e durante la quale sono ben 300.000 i visitatori attesi. La sfilata messicana di inaugurazione ha dato solo un assaggio di quello che si può trovare nelle vie, nelle piazze e negli scorci più suggestivi della città. 40 i giochi con i quali cimentarsi, rigorosamente gratuiti, in rappresentanza non solo del Messico, ma di tantissime regioni italiane. Tradizionali messicani c'è la pelota pure pecha, una palla infuocata che viene lanciata con mazze lunghe 2 metri. E ancora la trottola pazza trompo e la pelota mixteca de hule, un primordiale baseball con un pesantissimo guanto di cuoio. L'Italia è ben rappresentata grazie al marchigiano pallone col bracciale, al pinoi, sfida di abilità che prevede il lancio di sassi secondo la tradizione friulana. Il senese lancio del panforte e veramente tanto, tanto altro ancora. Ovviamente non può mancare lo scianco o, se preferite, la lippa, forse il più famoso e riconosciuto gioco di strada. Insomma, una grande occasione per giocare e per vivere la città. Spegnere TV e videogiochi per ritornare a provare o provare per la prima volta l'emozione dei giochi antichi.